tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Mercoledì l'ultimo saluto a Silvia Gadani, l'architetto fanese morto a Roma. Renato Claudio Minardi si candida a consigliere regionale delle Marche. La coppia che bivacca da mesi nel portico di San Michele verrà trasferita, lo assicura l'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli. Funerali di Silvia Gadani si terranno domani, mercoledì pomeriggio, al Poderino di Fano, il quartiere in cui è cresciuta la donna. Si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di San Pio X nel quartiere del Poderino a Fano i funerali di Silvia Gadani, l'architetto fanese di 41 anni trovato morto a Roma il 1° aprile scorso. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Roma Prati che assieme ai colleghi del nucleo investigativo sono intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato nella notte da un gruppo di giovani che usciva da un locale vicino all'albero dove è stato trovato il corpo senza vita di Silvia, appeso tramite il foulard che portava il collo. L'ipotesi più accreditata fin dal primo momento è quella del gesto volontario in seguito a una lite con il fidanzato Daniele, regista conosciuto a Fano ma residente a Roma, forse causato dalla disperazione del momento, al quale però gli amici della donna stentano ancora a credere. Intanto, per far luce sulle cause, nel pomeriggio è stata eseguita l'autopsia. Sulla pagina Facebook invece continuano i commoventi messaggi di cordoglio, a dimostrazione di quanto fosse amata e apprezzata in città, non solo per la sua professione ma anche per l'impegno animalista. I soci dell'EMPA, ente per la protezione degli animali di cui Silvia ne era il presidente provinciale, promuovono una raccolta fondi per acquistare cibo da destinare ai 6 gatti della 41enne rimasti orfani. A prendersi cura di loro è l'Oasi felina gestita dall'associazione Il Graffio. La donna aveva anche 2 cani provvisoriamente ospitati invece dai suoi amici. Il suo sogno era quello di costruire un grande rifugio EMPA per qualsiasi tipo di animale in difficoltà e magari un giorno questo sogno si potrà avverare in suo onore e ricordo. E adesso cambiamo argomento e parliamo di elezioni regionali. Il presidente del Consiglio Comunale di Fano, Renato Claudio Minardi, ha presentato ufficialmente la sua candidatura a consigliere. Ce la metterò tutta e cercherò di essere incisivo, starò sul pezzo e porterò a casa i risultati. Così Renato Claudio Minardi durante la conferenza stampa di presentazione a candidato consigliere regionale. All'incontro aperto dal segretario del PD di Fano Stefano Marchegiani erano presenti gli assessori Marina Barnesi e Carla Cecchetelli e il consigliere Rosetta Fulvi che probabilmente lo sostituirà alla presidenza del Consiglio. Non farò mancare il mio lavoro all'ufficio di presidenza, ha precisato Minardi, ma d'altra parte ho deciso di sospendermi da vice segretario provinciale del PD fino al giorno delle elezioni previste per il prossimo 31 maggio. Il suo obiettivo principale è quello di affrontare la campagna elettorale definita da lui stesso molto competitiva, cercando non solo di essere eletto, ma di portare un consigliere di maggioranza di Fano che possa essere allo stesso tempo un punto di riferimento per tutto il territorio provinciale. Se n'è ravvisata molto la mancanza in questi anni di non avere un consigliere regionale di maggioranza del centro-sinistra in regione, perché molte partite sono rimaste aperte. Mi verrebbe da ricordare la questione del dragaggio del porto e la questione delle scogliere in viale Ruggeri, la zona di Sassonia, dove ogni mareggiata continua a provocare danni e preoccupazione anche alle famiglie e alle attività economiche che sono in quel territorio. È fondamentale per Minardi intercettare le risorse regionali per risolvere i tanti problemi ancora in atto, quindi non solo la difesa della costa e l'emergenza del porto, ma anche il tema della sanità e quello delle infrastrutture come la Fano Grosseto. Per questo motivo è importante avere una rappresentanza locale in consiglio, visto che con il venir meno delle province alcune competenze passano alla regione, tra queste il turismo, la cultura, il sociale, l'assetto idrogeologico, la caccia, la pesca e i trasporti. Gli impegni saranno quelli di stare sul pezzo, ovvero di seguire tutta la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 perché risorse vengano a questo
questa città ma anche alle due vallate del Cesano e del Metauro che con Fano lavorano insieme, che lavorano in collaborazione, perché spesso e volentieri i progetti finanziati dalla Comunità Europea sono progetti di area vasta. Per quanto riguarda la sanità, secondo Minardi il luogo ideale per il nuovo ospedale potrebbe essere Fosso Seiore, essendo a metà strada tra Fano e Pesaro, ma la scelta sarà dei sindaci, ha detto. L'importante ora è riguardare il piano sanitario con alcuni correttivi, come ad esempio la mobilità passiva e le lunghe liste d'attesa. L'obiettivo è quello di far crescere la tensione nella città perché Fano possa in qualche modo ritrovare la voglia di vedersi rappresentata in regione attraverso una persona che in questi anni ha dedicato tanto tempo della propria vita alla propria comunità, ma lo ha fatto con tanto impegno, con tanta dedizione, con tanta lealtà e con tanto lavoro. Ed è stato un ritorno al lavoro insolito per i dipendenti della Saipem che questa mattina hanno notato un cavallo da sella vagare per la zona industriale di Bellocchi di Fano. Pare che l'animale sia fuggito approfittando della staccionata divelta dal forte vento. I lavoratori dell'azienda hanno avvisato gli agenti della Polizia Municipale che dopo averlo messo in sicurezza hanno rintracciato il padrone e lo hanno multato per omessa custodia. Riaperto al traffico da giovedì scorso, viale Ruggeri è stato chiuso nuovamente nel giorno di Pasqua a causa del maltempo che ha colpito la costa fanese nel fine settimana. Il manto stradale, ricoperto dai sassi trasportati dalla forza del mare, ha reso impossibile fino ad ora la riapertura della via. Per chiudere invece, le buche presenti sulle strade fanesi sono in arrivo ben 10.000 euro dalla Regione. Questo contributo è stato ottenuto dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Roberto Zaffini, consigliere che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque Zaffini, come è riuscito ad ottenere questi fondi? Ma questi fondi, diciamo, fanno parte di un piccolo capitolo che viene dedicato ai piccoli finanziamenti per urgenze del territorio. In questo fondo, che è stato estremamente ridotto anche perché il taglio che sta facendo la Regione Marche dopo la finanziaria renziana sono di 230 milioni, quindi un taglio notevole, quindi i fondi sono tutti notevolmente stati tagliati. Quindi ho trovato questi 10.000 euro su un fondo di 100.000 e chiaramente mi è venuto in mente di dedicarlo alla mia città e a un problema che secondo tutti, secondo anche me, diciamo di priorità immediata, perché vediamo purtroppo un'erosione dell'asfalto, una trascuratezza un pochino del decoro, quindi mi è venuto in mente di darlo alle buche di Fano, che purtroppo sono tante e possono creare anche delle situazioni di pericolo. Certo, come vediamo da questa immagine, Zaffini ha fatto anche una richiesta particolare, simpatica, al sindaco di Fano Massimo Seri. Sì, siccome non sono un esperto e non so quante buche si possono coprire con 10.000 euro, mi è venuto in mente di dire facciamogli un segno come la Z di Zorro, però in questo caso qui è la Z di Zaffo, quindi ecco una buca dedicata, così le conteremo le buche che sono riusciti a coprire, anche perché purtroppo io ho fatto anche precedentemente un finanziamento di 20.000 euro per le telecamere della videosorveglianza, dove ancora purtroppo non ne vedo l'utilizzo. Speriamo che per l'estate anche questo piccolo finanziamento veda la luce. Bene, grazie al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Roberto Zaffini. Buonasera. Continuiamo con il nostro telegiornale. Dalla scorsa settimana all'anfiteatro Rastatt sul lungomare di Sassonia è comparsa una scritta contro le forze dell'ordine. Sull'argomento è intervenuto oggi Stefano Pollegioni, portavoce di Prima l'Italia Fano, chiedendo al sindaco Massimo Seri di provvedere quanto prima a fare in modo che quella scritta venga cancellata. È una coppia di senza tetto, bivacca ormai da mesi nel portico del complesso San Michele a Fano. L'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi assicura che queste due persone, un uomo e una donna, verranno trasferite anche con l'aiuto delle forze dell'ordine.
Hanno dormito nel portico del complesso San Michele a Fano per tutto l'inverno, sollevando non poche polemiche da parte di cittadini e di alcuni nostri telespettatori che proprio giovedì scorso avevano sollevato nuovamente il problema. Non è un bel vedere, ci avevano scritto, né per i ragazzi che frequentano l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bocchi, a sede nel palazzo, né per chi transita in Via Arco d'Augusto, la porta cittadina, simbolo di Fano. I due, un uomo e una donna, continuano infatti a stazionare con il loro cane sotto le arcate e a volte anche su una panchina del Pincio, senza che qualcuno sia riuscito ad allontanarli trovandogli un'altra sistemazione. Segnalazioni per schiamazzi e per la situazione igienico-sanitaria sono arrivate al Comune sia da parte di fanesi sia dal Rettore dell'Università, che ha chiesto di prendere provvedimenti il prima possibile. L'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi assicura che l'amministrazione e la Polizia Municipale stanno lavorando per risolvere il problema, tant'è che venerdì scorso si è svolto un incontro per decidere in quale modo intervenire. La proposta ha fatto una verifica anche con l'Opera Padre Pio, il centro di accoglienza che qui abbiamo a Fano, sulla disponibilità ad accoglierli, la disponibilità ci è stata data, quindi abbiamo riferito ai vigili di fare un altro intervento cercando di insistere sulla necessità, ecco, di trasferirsi in un'altra sede. Ma il problema è che la coppia oppone resistenza perché il centro di accoglienza Padre Pio non potrebbe ospitare il loro animale, ma non solo. Come racconta l'assessore Barnesi, la vita dei senza tetto a volte non è legata ad una mancanza di abitazione, ma spesso è una scelta di vita o una presa di posizione. Per cui se non riusciremo nel giro di pochi giorni, ecco, passate anche le festività pasquali, a trovare una soluzione, probabilmente dovremo mettere in atto un altro piano più deciso in collaborazione anche con le forze dell'ordine e anche le organizzazioni di volontariato, perché ovviamente noi preferiamo trovare delle soluzioni concordate. Ed è stata una Pasqua speciale quella di Rosa, la dodicenne di Calcinelli, ricoverata dal 20 febbraio scorso all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona per una infiammazione del cervello, originata da uno streptococco. Dopo 43 giorni di calvario, la bomberina è tornata finalmente a casa. Il padre Giancarlo, con un messaggio pubblicato su Facebook, ha ringraziato i medici, le infermiere del Salesi e tutti coloro che in questo periodo sono stati vicini a Rosa e alla famiglia. In occasione della cicloturistica internazionale, questa mattina sono arrivati a Cartoceto oltre 200 cicloamatori. Provenienti dall'Austria, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Svizzera e Francia, i 200 cicloamatori sono giunti questa mattina intorno alle 11 nel comune di Cartoceto. L'iniziativa, come ci spiega il sindaco Enrico Rossi, è frutto di una collaborazione tra il comune stesso e quello di Gabicce Mare. Abbiamo ospitato la cicloturistica internazionale organizzata dal gruppo albergatori di Gabicce, l'abbiamo fatto molto molto, molto volentieri, la Proloco in prima linea ha contribuito ad ospitare questo gruppo di cicloamatori e diciamo che la cosa mi fa molto molto piacere perché si è gettato insieme al comune di Gabicce, al gruppo albergatori di Gabicce, quello che è il primo seme di una collaborazione a livello di valorizzazione del territorio e soprattutto promozione turistica integrata, sia costruendo una rete solida tra mare ed immediato entroterra, sia soprattutto cercando anche di organizzare un network efficace per ciò che riguarda la promozione turistica dei territori, che mette in risalto quelle che sono le diverse perle di bellezza della nostra provincia, che ovviamente vanno dall'architettonico allo storico all'artistico, ma senza dimenticare, come nel caso di Cartoceto, le eccellenze e le perle gastronomiche della nostra provincia. Ed è stata celebrata oggi la tradizionale festa al Santuario della Madonna del Ponte Metauro. Si tratta del 31° anniversario dell'incoronazione da parte di Giovanni Paolo II della Vergine, patrona di Fano e dei marinai, sin dal 12 agosto 1984. In mattinata sono state celebrate tre messe. Quella del pomeriggio alle ore 17 ha visto la partecipazione del Vescovo di Fano Armando Trasarti. Nella adiacente Pineta invece la festa è stata animata anche dal gruppo folcloristico La Pandolfaccia, mentre la parrocchia ha organizzato la consueta pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto ai più bisognosi.
Durante queste festività pasquali in tanti hanno avuto la possibilità di ammirare la chiesa di Sant'Arcangelo, tornata a splendere dopo il restauro effettuato grazie al contributo della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. A tal proposito precisiamo che la sovrintendenza, nella persona dell'architetto Simona Guida, ha approvato ed eseguito il progetto che è stato curato dall'architetto Giuliano Panaroni. Nella Basilica di San Paterniano a Fano è stata inaugurata ieri una mostra itinerante dedicata a Santa Teresa d'Avila, una delle figure più importanti della Riforma cattolica, grazie alla sua attività di scrittrice e riformatrice delle monache e dei frati carmelitani scalzi. La mostra sarà visitabile fino a domenica prossima. Nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano invece andrà in scena domani alle ore 17 lo spettacolo dal titolo La poesia grande di Giacomo Leopardi, organizzato dal Circolo Culturale Bianchini di Fano e a cura del critico letterario Enrico Capodaglio. E prima di chiudere il nostro telegiornale vogliamo mostrarvi queste immagini che sono state girate all'osteria Casamina di San Giorgio di Pesaro. La titolare Paola Cincini per il giorno di Pasqua ha deciso di servire l'agnello in un modo speciale, infatti al posto di aggiungerlo al menù servito magari con delle patate ha fatto girovagare l'animale per i tavoli del ristorante tra lo stupore dei clienti e in particolare dei più piccoli. Vi annuncio che giovedì sera torna Primo Cittadino, il sindaco di Fano Massimo Seri sarà nei nostri studi per rispondere alle vostre domande. Potrete contattare la nostra redazione per intervenire in diretta chiamando allo 0721 86 14 33 oppure inviare un sms anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Questa sera invece torna dopo cena l'associazione L'Africa Chiama che promuove una campagna nazionale per la lotta alla fame. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.